Ok ragazzi, allora è il 10 di gennaio, è un venerdì, finite le ferie, ma noi ci siamo presi un altro giornettino di ferie, intanto che c'eravamo, per non farci mancare nulla. Dove siamo? Cosa stiamo facendo? E poi vi dico perché sto parlando al plurale. Allora, siamo in macchina, siamo in Austria in questo momento, abbiamo appena passato il Brennero. Stiamo andando a Stoccarda, infatti tutti i bling bling sono i messaggi che arrivano perché siamo appena passati in Austria, quindi le varie utenze ci avvertono che se telefoniamo è uguale all'Italia, ma vabbè, pazienza. Allora andiamo al CMT di Stoccarda, un'altra fiera, vediamo un'altra fiera perché? Perché questo CMT di Stoccarda è una fiera un po' diversa dalle altre che abbiamo visto. Stiamo cercando di fare un pochino il giro. Quella di Parma la conosciamo tutti perché comunque è quella di casa nostra e più o meno ci siamo stati tutti. Düsseldorf, il paese dei balocchi, c'è di tutto, enorme, piena, cose che non vedremo mai in Italia. Birmingham, la fiera strana dell'isola strana che ormai non è più in Europa, ma non è mai stata in Europa dal punto di vista caravanistico, quindi curiosità a manetta. E adesso andiamo a Stoccarda, al CMT di Stoccarda, dove invece andiamo a vedere una fiera anomala, perché è una fiera ovviamente camper, caravan e compagnia cantante, interessante, però è una fiera con due anime, c'è quest'anima dei mezzi e c'è l'anima delle mete, proprio poi cercherò di trovare la piantina per farvela vedere, e proprio sono come due... posso dire due parentesi, una da una parte e una dall'altra, in una sono solo mezzi e nell'altra sono solo mete, e quindi è una cosa molto interessante perché tu hai il mezzo e hai come usarlo, quindi è una bella idea. Allora, siccome siamo curiosi come dei furetti, abbiamo deciso di andarcela a vedere, e adesso vi dico perché parliamo in plurale. Dovrebbe esserci con me anche mia moglie Angela, che però per problemi personali è dovuta rimanere a casa. Però con me sono Lorenzo e Marzia di Vacanzelandia, sono qua con noi. Ciao! E abbiamo pensato di fare questa macchinata. E perché facciamo la macchinata e non facciamo l'aereo? Qualcuno ha detto, ma perché non andate in aereo? L'aereo costa di più, il risparmio di tempo è relativo e sei molto legato a orari, e poi là non hai nulla per girare, quindi devi fare mezzi pubblici e non sempre sono semplici da capire. Perché non l'abbiamo fatta in camper? Perché siamo due coppie di viaggiatori plein air abbastanza riservati, ci piace stare in autonomia, questa era una sassata sul vetro, in autonomia, e quindi insomma condividere uno spazio molto ristretto in due coppie non abituate a farlo, non ci piaceva l'idea, e poi alla fine i costi erano esattamente gli stessi, i tempi anche più lunghi. Quindi ecco, andiamo in automobile, abbiamo preso un paio di stanze in un albergo locale e domani vedremo questo porto. Comunque il tempo bellissimo, finora va tutto dritto, viaggio stupendo, cosa devo dire? Vediamo come va e vedremo negli aggiornamenti successivi. E per il momento, come dicono gli inviati, per il momento dalla valle dalle valli dell'Austria è tutto, alla prossima. Buongiorno, limitati. Limitatelo. Buongiorno.
bella giornata.